Giovanni e Carmela, siete venuti nella casa del Signore davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità, perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Ora tu vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli ha amato la sua Chiesa, fino a dare se stesso per lei. Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni, alle quali voi rispondete a queste domande con un sì deciso. Se il sì deciso descrive la vostra decisione interiore. Giovanni e Carmela, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi un altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque vostra intenzione è il matrimonio, datemi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Giovanni accolgo te per me nella mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni. Carmela, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito come si devono comportare,
così lo stesso anche per voi. Siete marito e moglie a tutti gli effetti davanti a Dio e agli uomini. Facciamo un grosso applauso. Vuole i vostri cuori e vi dà il cuore di Cristo. Allora vi sedete,